Salve a tutti, mi chiamo Vincenzo e faccio parte del movimento Zeitgeist. Ho deciso di mettere alla faccia le capacità che ho per contribuire materialmente allo sviluppo di una società migliore sulla base del Venus Project. Sono entrato nel movimento perché credo che la società sia profondamente malata. Una società dove l'1% della popolazione mondiale detiene il 40% della ricchezza e dove il 50% delle persone vive con meno di 2 dollari al giorno. Guardando questi dati ho capito che c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Le istituzioni che ci governano sono fallite. Le banche, gli stati e le democrazie sono crollate, perché chi le rappresenta sono concentrati unicamente sul loro profitto personale. Guardiamo ad esempio cosa sta accadendo nel mondo. Solo dall'inizio del 2011 ci sono state 24 rivolte nel mondo, perché hanno negato i diritti fondamentali dei propri cittadini. Noi non decidiamo più nulla ormai, siamo alla mercé di queste persone avide e senza scrupoli. La logica malata del mercato ha causato enormi danni ambientali e quindi a noi attraverso un consumismo ciclico sfrenato ed illogico volto solo a favorire le grandi industrie e che ha distrutto l'equilibrio naturale che abbiamo noi col nostro pianeta. Nessun leader, nessun guru e nessun gran maestro ci libereranno da questo sistema contorto. Solo noi possiamo, attraverso l'arma più potente che abbiamo, cambiare le cose e che ha mutato la nostra società nel corso degli anni, dei secoli e dei millenni, ovvero la cultura. La cultura ci salverà. Il sistema monetario fallito è la causa della corruzione dell'animo umano, della solidarietà e del buon senso. Ci hanno fatto credere che i soldi fossero un valore naturale e fondamentale e che senza di essi non avremmo avuto alcuno stimolo per progredire nel buon nome del capitalismo. Le banche prestano carta che non vale nulla e ci costringono a lavorare dalle 6 alle 12 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, per tutta la nostra vita, per estinguere un debito che è una mera invenzione, una favola. Oggi il 75% dei lavori con le tecnologie attuali può essere sostituito da una macchina, permettendoci di stare con le persone a noi care e crescendo culturalmente e dedicarci allo sviluppo del mondo, il vero sviluppo. C'è bisogno di un cambiamento dell'economia e quello che proponiamo è un'economia basata sulle risorse, dove dobbiamo rispondere ad un solo quesito. Abbiamo le risorse tecnologiche necessarie per garantire città sostenibili, acqua potabile ed aria respirabile, cibo sano attraverso ad esempio l'agricoltura idroponica, strutture sanitarie, scuole sparse uniformemente per l'intero globo ed infine uno standard di vita elevato per ognuno di noi? Sì, le abbiamo ora come le avevamo 30 anni fa e senza avere i soldi come tramite che hanno solo inibito il progresso. Allora dobbiamo smetterla di dar corda a politici e media che raccontano il falso prendendoci in giro quotidianamente. Ambiente, altro punto fondamentale. Una delle più prestigiose riviste online del mondo, Fisorg, ha pubblicato un articolo secondo cui entro il 2030, con le attuali tecnologie, potremmo sostenere il mondo intero grazie alle tecnologie rinnovabili. Se non cambieremo la nostra mentalità, non ci resterà altro che ammazzarci l'un l'altro. Le istituzioni, per rimanere nello status quo, utilizzeranno i media corrotti, l'esercito e ogni mezzo per tenerci in questa gabbia invisibile, una gabbia per la nostra mente. Andate sul sito zeitgeistitalia.org per scoprire di più. Vi saluto e come direbbe Jacques Fresco, this shit got to go. Buona fortuna e moving forward. Satisfied.